Commissione che prende l'avvio dei propri lavori in coda dei tanti appuntamenti che abbiamo fatto nel mese di agosto in maniera corale di questa Commissione, prende l'avvio prima di qualsiasi lavoro parlamentare. Abbiamo affrontato il programma delle prossime settimane, ma dei prossimi mesi, le sollecitazioni sono tante, sicuramente veniamo da dei mesi impegnativi, non da un agosto impegnativo, ma da dei mesi impegnativi. Oggi il tema del femminicidio e della violenza di genere parte da un concetto condiviso da tutta la Commissione, che è la necessità di ritornare alla cultura del rispetto, alla formazione, alla famiglia, alla scuola e alla sicurezza delle donne. A Venezia verrà tutta la Commissione, quindi di nuovo un lavoro corale. Faremo una conferenza stampa alle 12:30 presso il Palazzo Excelsior e il tema riguarda ovviamente i territori. Naturalmente l'ho fatta a Venezia perché è il mio punto di partenza, io vengo da là, sono veneziana e quindi saranno coinvolte comune, regione, Confindustria, musei civici e poi tutte le forze dell'ordine, la parte sanitaria. C'è una sorta di simposio per far vedere che questa commissione è attiva, oltre che all'interno del palazzo, anche fuori dal palazzo. Abbiamo un lavoro importante, un onere importante a questa Commissione. Abbiamo la consapevolezza di quanto c'è da fare oggi in tema di violenza di genere e di femminicidio. Ma questo non ci scoraggia. Abbiamo dei temi importanti, sono il lavoro, sono l'indipendenza mentale, ma anche l'indipendenza economica delle donne, la famiglia, i figli, la scuola, ma anche il saper affrontare una denuncia e rendere subito operativa nel momento in cui una donna ha il coraggio di denunciare. Denunciare vuol dire mettere in luce e noi come società civile dobbiamo attivarsi in ogni dove perché le donne che denunciano siano ascoltate e possono essere immediatamente aiutate. Ricordatevi che le prime sentinelle contro il femminicidio e la violenza di genere siamo tutti noi. Dobbiamo riappropriarci dei valori di rispetto che abbiamo perso e soprattutto nei confronti dei giovani, dei giovanissimi, ci giudicheranno i bambini. Dobbiamo avere il coraggio di denunciare, il coraggio di essere forza attiva nei confronti della lotta al femminicidio e alla violenza di genere. Lei è d'accordo con la proposta di Salvini e della Lega sulla castrazione chimica? Guardi, le rispondo così: nel momento in cui noi arriviamo alla pena, siamo già sconfitti. Noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Sulla prevenzione è l'unica arma che abbiamo, perché nel momento in cui parliamo di pena vuol dire o che una donna è stata violentata, o che ha subito violenza, o che è stata uccisa. Dobbiamo necessariamente lavorare sulla prevenzione e sui giovani in particolar modo, perché voi ne siete testimone, perché ne avete dato notizia intanto in questi giorni, sulla deriva purtroppo societaria che riguarda proprio i giovanissimi. Le Invece delle parole di Gianbruno, il compagno della Premier, cosa pensa? rispondo così, un'infelice struttura lessicale e un'altrettanta infelice strumentalizzazione. Però a me interessa molto poco quello che dicono i terzi perché noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, il lavoro di questa commissione e il giudizio che sul lavoro verrà dato di questa commissione.